Questo programma è offerto da Gruppo Imarisio Auto, vendita autovetture nuove ed usate di tutte le marche. Via del Sempio 59 e Via della Traversa 17, Lomazzo, Como. Ma sì, ma sono qui sotto, ma si può, guarda, quando vieni giù, ma non posso aspettare, no? Sono 4 ore, ho mangiato 4 panini, quando vieni giù gli dico, ma ci penso io, gli dico sì, perché non è che a me la gente mi fa, vabbè, sì. No, comunque, non ti preoccupare. Un secondo. Sì, comunque, non lo so. Sì, un attimo per cortesia, un attimo, parlo al telefono. Se vuoi possiamo parlarne qui e adesso. Da tanto che qua. Sì, e ho deciso che prima di tornare a casa ti strappo le orecchie, te le attacco sul culo così senti tutte le cagate che dici. Ma io sono felicissimo che accendo e... Buon viaggio. Ti è voluto bene. Non parte la macchina. Andiamo. E bentornati amici a Mi Piace Road Show, eccoci qua come ogni settimana, il meglio della comicità italiana. E chi c'è in auto con noi oggi? Ragazzi, non ci posso credere, lo vedevo sempre da casa col telecomando, zip, guardavo, e adesso è qui con noi, in auto, Stefano Chiodaroli! Fate l'applauso. Mi deve essere stato un equivoco, io non sono il meglio della comicità italiana. Loro sono sempre lui, ma io dico che se vede, capite? Dico quello che voglio, tanto io posso dire, tanto sono. Non sono tanto comodo, poi c'è il montaggio. No, che montaggio. Stefano, grazie per aver accettato l'invito. Subito, lo dico subito. Attenzione, questo è l'on the road, ragazzi. Questo è l'on the road, questa è la città digitale. Anche qui come a Milano, la gente va con la testa a destra, a destra. La gente va in giro con la testa inchiodata. Al telefonino, non guardano cosa fanno, guardano se attraversano, non sì. Guardano, mamma mia. Andiamo piano perché i sempitrini sono i nemici del road show, perché tutto sì. Balla. Abbiamo l'operatore sul cofano, salutiamo l'operatore. Sono anche i nemici della bicicletta, fidati. Sì, infatti vedo che... Qua andiamo a sinistra, così abbandoniamo questa gruviera di San Pietrini. Attenzione, ops, eccoli qua. Eccoci qua, quindi questo inizio relax, avete visto? Allora Stefano, grazie per aver accettato l'invito. Come dico sempre, a me piace ogni puntata levarmi subito di mezzo il dato di fatto, perché per assurdo uno dice però Peter è in macchina degli ospitoni. E no, io voglio togliere subito le cose grosse, quindi la notorietà, arrivate, vi dicendo dove vado Stefano? Vai a sinistra, allora, dobbiamo aspettare poi che diventi verde il semaforo, ma... Così è. Oh, salve signora, qui non vanno sulle strisce. No, qua... Vanno 5 metri prima delle strisce. Vedi, adesso è passato il treno, adesso fra un attimo si alzerà il passaggio a livello. Ah, pensi che bello, che perfetto. Io ho fatto un conto. Siamo già fermi, che bello. Ho fatto un conto del tempo che perdo quotidianamente aspettando il passaggio a livello della mia città, che è Vigevano. Diciamo che possiamo dire Vigevano. Sì, ma ormai lo sanno tutti perché anche anzi... Io ho fatto il conto che se dovessi campare una centinaia d'anni... qualche mese se ne va al passaggio a livello. Se volete vendermi qualche cosa, beh, mettetemi la pubblicità ai passaggi a livello. Sto più su al passaggio a livello che su YouTube. Ho visto la velocità del treno, infatti No, ma è così perché è in partenza. Pensavo che si fermava per salutare la gente. Sì, poi c'è una triste storia questi passaggi a livello. Ogni tanto qua fanno... Chiedilo ai pendolari, ogni tanto... Infatti, quando vedo anche il telegiornale anche di Pavia, ma qui diciamo che la zona è molto calda, fra rapine e spari e la gang. La zona è calda. Siamo in un misto tra il Vietnam e il Far West. Mi ero fatto il Far West. Infatti, quando salgo sul treno Porta Genova, con un lieve sovrapprezzo ti danno anche il cappello da cowboy e le pistole. I pericolosi di fino che girano. Che bello. Io voglio parlare veramente, però dimentico che siamo in televisione, quindi Peter, vogliamo sapere lo Stefano. Quindi in questo caso Stefano, dato di fatto, quindi Corrado Zelig, ormai sei famosissimo per assurdo. Ho iniziato a Zelig, vuoi che ti rifaccio una ricostruzione, un breve curriculum concentrato. Ho iniziato a fare il personaggio del panettiere a Zelig nel programma Facciamo Cabaret 1999, presentato da Simona Ventura e da Massimo Boldi. Ragazzi. Poi sono andato con la convention a colori, diciamo che però l'affermazione vera e propria del personaggio che più mi ha dato lustro, che cioè che quello che era il panettiere, c'è stata nel 2004 a Colorado Caffè, sotto
la guida del leader supremo Diego Abbatantuono. Ragazzi, ragazzi, e infatti ricordiamo che Diego Abbatantuono, tanti volte si dimentica, Colorado è nato con Diego Abbatantuono, ragazzi, eh sì, quindi sì. E quindi però io addirittura io pensavo molto, io perché io sto il grizzo l'ospite, perché in questo caso il tuo esordio era 1983, ancora non televisivo, se non era 83, però ragazzo, qua ragazzo, età possiamo dire, quando sono donne possiamo dirlo, però si è fatto il mazzo mica poco in giro teatrale, in giro anche all'estero, non so, è Francia e Russia. Il ragazzo c'ha 53 anni, sì, i miei inizi sono stati, ragazzi, per il Francia e Russia ci sono stato a fare il clown e l'acrobata. Ecco, questo è bello, allora, come definirti? Per gli italiani che ti conosco, ma insomma i comici di anche di 20 anni fa sono ancora apprezzati, dei ragazzi che nascono adesso, magari 12-13 anni, quindi chi ti vede adesso dice comico. Invece c'è dietro appunto questa cosa del il mangiafuoco, questo impatto del teatro di strada. Che bello. E infatti uno pensa, perché se riesce a rimettere, ho visto arrivare Stefano, ha un look veramente figo, lo dico. Non posso vedere sotto, magari dopo vediamo, perché veramente che tu dici che se mi vesto così io non ci seccherò mai. È proprio lo stile. Sono un po' un freak, diciamo così. Sono un freak e poi io credo nel primo colpo di vista dell'armadio. Poi ho sempre adesso ho iniziato a fare caldo e io sono un adoratore della canottiera. Io ho sdoganato l'indumento canottiera. Ma tu puoi. C'è bisogno per il fisico, perché se va qualcun altro passo da tedesco in vacanza in Italia. Possiamo stare. No, io devo dire che a forza di mettere canottiere ho fatto accettare anche il mio entourage familiare il fatto che io possa andare in giro con la canottiera. Attenzione, anni 80, quindi, perché mi piace quando gli ospiti leggermente più grandi di me, un pochino, quindi avete vissuto gli anni 80. In pieno, ho vissuto gli anni 80 e erano anni pieni di tanta pieni roba, di abbondanza. Guarda, se avessi saputo come sarebbero stati merdosi gli anni successivi, negli anni 80 mi sarei divertito di più. Adesso non faccio Lufiano, però su Facebook ogni tanto lo attiro, perché sono proprio un ottantiano fissato. Sì. I 90 sono stati un polpettone, un mix fra 60 e 70. I 2000 non ne parliamo proprio anche a livello musicale. Allora, gli anni 90, ragazzi. Allora, diciamo che da Tangentopoli in poi è arrivata la crisi, è cominciata ad arrivare una crisi strisciante e anche... Non, oltre che morale, nella quale non metto becco, ma sicuramente di motivazione, di allegria delle persone. Dopo il 11 settembre siamo andati nella malinconia più. Bravo. Per cui c'è crisi, malinconia. Bravo, attenzione, ancora crisi. Crisi, malinconia. Mamma mia, sono 20 anni che c'è, però, crisi. Io penso ai poveretti che sono nati negli anni 80, alla fine degli anni 80, negli anni 90, i ragazzi, comunque. Quando gli racconti che si può vivere anche una gioventù spensierata pensando che il futuro sia radioso e felice, devi fare un giro in tondo. Sì, ma andiamo anche di qua, va bene anche di qua. Che belle zone. Quando pensano è incredibile. È come noi, quando siamo nati abbiamo visto gli uomini che andavano sulla Luna e abbiamo pensato che appartenevamo a un pianeta che poteva andare sulla Luna. E quando abbiamo visto gli anni 80 abbiamo pensato che tutti potevamo diventare ricchi e felici e ottimisti. Ma chi è nato negli anni 90 o negli anni 2000 ha solo pensieri angosciosi. Ma ti ricordi anche i film di fantascienza degli anni 80 che sembrava fuga, 1999 fuga da... e poi c'era la Odissea dello spazio e poi alla fine, ragazzi, sono ancora la famosa bottone, sono ancora in giro le panda. Sembrava tutto possibile. Diciamo che con l'inizio degli anni 90 hanno suonato la ricreazione. Questo, ecco, è andato a prendere Luca. Ah, no, è andato a aprire una chiusa. Che bene. Ragazzi, non si possono vedere, però qua, ragazzi, la famosa battuta che risaia, è bellissima, pieno di risaia. Se vuoi parlo io di cosa siamo intorno. E intorno a noi le risaie della Lomellina, in questo momento in piena che fase bello di irrigazione. Qui in Lomellina, dove senza la mano dell'uomo saremmo solo in mezzo a paludi merdose, in realtà siamo in mezzo a una natura rigogliosa, una natura che sembra spontanea, in realtà tutto quello che vediamo di bello è frutto del lavoro dell'uomo. Mi riallaccio in 80, perché in questo caso non si fa caloca, non si fa solare, però siamo in macchina, tutto spontaneo, senza un copione, e quando si macchia con gli amici parte una canzone. Ragazzi, ragazzi, che anni! Jerry Calà ha fatto storia! Pezzi! Lion. Tra l'altro, questa è la... Passiamo? Sappiamo che Jerry Calà ha fatto un brutto incidente in macchina. Ah, cavolo, esatto. No, siamo tutti contenti che è andato bene, che però si era fatto male le gambe, si era fatto... E io so che la musica che stava andando a palla quel giorno in macchina quando si è capottato era precisamente questa. Perché? No, perché? Ma perché è una musica che ti dà energia. Ma questa è di Pilagno, è PC.
in questa musica c'è lo spirito degli anni 80, invece qua sulla destra c'è una baldracca. Infatti. Eccolo coinvolto, lo aspettavo al varco! Sulla parte cinematografica, quindi film come tanti, Terza Stella, La Febbre di Fabiuolo, un film stupendo, ragazzi. Terza Stella faceva la parte di un macellaio geloso della moglie, nella Febbre di Fabio Volo faceva la parte del fratello di Fabio Volo. Secondo me è un film che sta passando, La Febbre, sta passando, lo vedo pochissimo in replica televisivo, TV libere, dei film veramente di nicchia, anche Ale Franz, veramente belli, poi ci sono veramente il 2000, se non mi ricordo l'anno, poi ci sono veramente, poi c'è il 2061, con Battantuono, ragazzi, poi ho fatto La cura del gorilla con Bisio, quel romanzo di Sandrone Dazieri. Quei film comici, dico sempre, il comico... E poi il comico per eccellenza è quello con Checco Zalone. Attenzione, qui allora... Cado dalle nubi. Ecco, come sempre poi non voglio fare il non voglio fare lo sgarbi del televisivo, però per dire tutti guardano un film di Zalone, fa ridere dicendo però, papaveri, ragazzi, che bello. Voi non potete, magari lo faccio vedere qualcosina, che bello, siamo qui, vedete, immersi nella natura, le macchine dietro che stanno andando piano e... Quel film là avete fatto un ruolo spettacolare. C'era anche. Adesso cognomi sono pauroso, Brescia. Dino a Brescia. Ragazzi, quel critico era veramente. Riesce a personificare il brutto, in quel caso faceva l'omosessuale. Cioè, adesso faccio complimenti all'artista perché riescono bene i ruoli del brutto, del macho, anche dell'omosessuale, poi ultimamente al teatro ha fatto una parte anche dove eri vestita. Ti ho visto nei cartelloni per strada! Non è che ero vestita, era una donna. Allora, nel Canto dalle nubi facevo la parte di questo gay padrone di questo locale. Però molto macho, quindi non affemminato. Molto macho, assolutamente. Io quando sono il quarto omosessuale che mi fanno interpretare al cinema. Poi io mi rifiuto sempre di fare la cosa più facile, cioè di scheccare. Ho detto, io voglio fare un uomo a cui piacciono gli uomini, fine. Per cui così è anche più credibile, secondo me, dal mio punto di vista. E invece, quando mi hai visto adesso vestito da donna, non è che ero vestito da donna, è che io interpretavo una donna. Ero proprio una donna, questa Michela, in questa commedia francese che si chiama Le Clan des Divorcés, il clan delle divorziate. Infatti, ero a Milano, prima che ho già contato, lo chiamerò qui Roli, e me lo vedevo lì, con i giganti. Ah sì, non l'ha streccato la città di Vanessa. C'era il corrosetto, ma guarda, non stai neanche male però. Così. Siamo arrivati al momento della giornata dell'artista, questa è la domanda, un'unica domanda fissa che ho è questa, io dico Pioni, sono avanti, si alza, non fa niente... Beve il cappuccino alle 11, va al bar, ciao Stefano, ciao, che bello, va a casa. Ma che cosa? La giornata tipica? Come la mia giornata tipica? La mia giornata tipica è ore 6 e 40, suono la sveglia. Ore 6:45 vado a mettere sul caffè una moca, è una moca da 3 che io mi scolerò dentro nell'arco della mattinata. Ore 6:45/6:50 vado a svegliare mia figlia adolescente che deve andare a scuola. Le preparo la colazione, dopodiché lei si alza, si prepara, parte per scuola e a quel punto sono le 8, troppo presto per fare qualsiasi cosa, a meno che non debba andare da qualche parte per qualche motivo bislacco e non auspicabile. E allora in genere alle 8 io faccio una cosa che si chiama il richiamino. Il richiamino sono io che torno a letto e mi faccio un altro, e faccio un mezzo pisolotto, che ne so, magari di un'oretta, un'ora e mezza, per cui alle 8:05 mi rimetto a letto e me la dormicchio fino alle 9:30. 9:30 mi alzo, sistemo le cose, faccio i letti, rassetto la casa, fa da bim badabà. La moglie lavora? Ma mia moglie c'è sonno lungo. Allora... Come tutti i comici, la maggior parte, scherzo sempre, ma le mogli lavorano, i comici fanno i casalinghi. Ma l'ideale sarebbe per i comici avere una moglie che lavora, ma non tanto per il fatto che lavora, ma per il fatto che così sta fuori di casa. La maggior parte non è vero, faccio almeno una persona che lavora. E quindi in questo caso appunto poi ma la stesura, quindi quando è l'altra, la famosa notte. Beh, dopo le giornate non sono mai uguali, io non ho mai 2 settimane uguali, non ho mai 2 giornate uguali, purtroppo non riesco nemmeno a programmarle le giornate, delle volte, per esempio, visto che oggi sono qui che continuo a scambiarmi messaggi con degli amici perché con i quali dovevamo vederci stasera, e in realtà non riusciamo a vederci perché ci sono una serie di contrattempi, per cui improvvisiamo le mezze giornate e così via. Poi il mio lavoro è fatto... Oramai questo lavoro, come tutti i lavori di comunicazione, è fatto al 10% del lavoro reale,
e poi però è tutto conoscenza, contatti, telefonate, infatti lo vedo. Invenzione di idee, poi bravo, sempre di più, per quanto tu possa essere bravo, talentuoso, intelligente, lavoratore, però nella vastità del mondo non è che ci stanno i produttori che dicono c'è che facciamo fare un film a Stefano Cadaroli, c'è che lo coinvolgiamo in questo e in quello. Così bisogna fare ogni volta. È più facile che io stia lì magari a inventare delle idee e che vada a fare una cosa che chiamo la nobile questua. Cioè la nobile questua è, io vado con un'idea buona da chi può aiutarmi a realizzarla, e la nobile questua sta che io non vado a chiedere denaro o aiuto così per la simpatia, ma lo vado a chiedere proponendo la qualità di una invenzione nuova. Bravo, attenzione, qua siamo. Attenzione, ma una volta che vado in questi posti con una bella signorina, sempre con occhi di maschi. Solo uomini. Se, non riesci a trovare una donna da intervistare. No, siamo già. Ti do io un po' di numeri, già, però. Esatto. Certo che dopo che ti ho dato il numero, tu sarai il secondo. Ma dove siamo finiti qua? No, non lo so, attenzione. Io passaggi livelli, io guardo sempre lo stesso, anche se. Sì, poi soprattutto qua in campagna. Ragazzi, io non mi dicevi niente, questo è il bello rovescio. Proviamo a uscire di là, dai. Io direi di andare di là dove c'è quella specie. Spettacolo, di ragazzi, poi adesso siamo. Non siamo persi. C'è l'Artemio lì, eh. Beh, questi sono posti che a novembre, ragazzi, dicembre, con la nebbia, ti aspetti che vengano fuori i cugini zoppi. Siamo in Caporetto della serie, non aprite quella porta. Allora, siccome c'è passaggio diverso, la strada sicuramente da qualche parte porta, anche perché qua c'è la ditta, per forza c'è una ditta, viene a lavorare, quindi dai. Se no, che bello, però che bello, ma che roba. Guarda, faccio una cosa che non ho mai fatto, perché in questo caso bisogna un po' variare. Guarda cosa faccio, ragazzi, prendo la camera card. Dove siamo? Ecco qua dove siamo. Attenzione, facciamo pubblicità, attenzione, giriamo, non so cosa si potrà vedere, che non sto vedendo. Che bello! Qua c'è il campo dei piccioni. Che bello! Io sono l'antitelevisione, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Non devo dire contro nessuno, anche ci va, Zac. Ecco, ci va, rimettiamo a posto la camera card. Mentre nel frattempo state vedendo qui a Roli, io il telefono, io metto a posto la camera card. Ma se riusciamo lì, c'è un abitato, magari riusciamo. Bellissimo. Ma perché l'idea di rifare questa strada a ritroso non credo che entusiasmi nessuno dei due. No, però in questo caso io non dicevo niente, io andavo. Ecco, ma fatemi vedere, la cosa bella è il famoso cavallo di battaglia, diciamo che è la vittoria, il top, ma per molti è anche la morte. Invece in questo caso lo Stefano, come altri, è riuscito a gestirlo bene, lo può riportare ancora adesso e piace ancora. Tanti cavalli di battaglia degli anni 90, di alcuni comici in generale, magari oggi non sono più moderni, purtroppo. Vabbè, perché hanno fatto il top. Nel 2004-2005 il personaggio del panettiere era il suo top, perché era veramente una punta di diamante di Colorado Caffè, tant'è che avevano anche proposto di costruire il forno, di lanciarlo, di spingere su questa cosa. Però io ho intuito che se avessi insistito sul personaggio del panettiere sarei morto panettiere, e me ne sono liberato. Ho preferito dare più tempo ed energia alla sitcom dei carcerati. Beh, che sono belli dentro, ragazzi, belli dentro, che comunque con tanti dentro, ragazzi, tanti nomi, Maniera che deve arrivare, Maniera, sto aspettando, ma tanti c'era, attenzione anche con i nomi, io con c'era Alessandra Ierse, Gianni Cucciari, Brunello Andreoli, Leonardo Maniera, Batta ragazzi, anche Batta deve arrivare, vediamo. Intanto Stefano, Maria Rossi. Maria Rossi. Poi che c'era veramente Gianni Paladino, povero, però, che adesso non è morto, non c'è più, però aveva un grande. Poi però Stefano, qualità. Stefano, adesso io sono legato, io sono del 75. Tony Rucco. Sono del 75. Quindi in questo caso gli anni 80 li ho visti in pieno tempo, e quindi sono cresciuto con Mediaset, che al tempo era ancora, ricordi che belli mesi, una volta con Rondo Veneziano, un intervallo pubblicitario a tempi. Ma non è colbiscioni con gli effetti che. Con gli effetti adesso sono scrausi. Quindi in questo caso non ci sono più quella sitcom lì dentro, era veramente bella, bastava. Era fatto come studio, quindi c'era la cella, ma era veramente bella. E quelle cose tipo adesso. Io parlo ancora da telespettatore, posso dirlo. Come dico sempre a tutti gli ospiti, Stefano, parlo io. Non tu non puoi dire che sono un volto, fammi dire a me. Non puoi dire, critico io. Perché la gente da casa vuole quelle cose, mancano quelle cose. Ma delle gol è sparito, Zeli che ha chiuso i battenti televisivamente parlando. Poi c'è sempre lo Zeli che è a Milano. Però quelle cose lì piacevano e piacciono ancora. Magari si rivedono sempre replica, non so se va in replica, però vedo che fra
Mediaset Extra, anche Sky, a volte vedo che hai visto che ci sono un sacco di camminatori. Stefano, dove siamo? Sai dove siamo? Provo ad andare di là, non ho idea, però so. Ma veramente dove siamo? No, però so cosa abbiamo incrociato. Sai perché troviamo un sacco di camminatori con lo zaino? Perché questa è la via Francigena, la via che da Parigi va a Roma, è la via che facevano i pellegrini nel Medioevo per andare a Roma, per andare per l'anno santo, per andare dal Papa, per andare non so dove, e passa da queste parti. Arriva da Vercelli, passa in questi boschi. Che bello. Il fatto che abbiamo trovato un sacco di evidentemente stranieri con lo zaino che camminavano è perché sono gente che prova a ripercorrere quegli antichi sentieri. Però tipo una cosa, vedi, non a caso, uno pensa, è costruito, alla fine fate tutte le scene, alla fine tutto messo d'accordo. Ragazzi, no, e lo vanto sempre. Forse c'è una strada umana. E lo vanto sempre che questo è il road show. Le energie, le persone, Stefano è molto, vedi, anche questo è effetto molto zen meditativo, molto... Molto zen meditativo se questo. Riusciamo a uscire da questa parte. Sono cazzi! Sì, va tutto bene! Stupito, non lo so! Hai visto, l'ho scelto bene! Devo andare a destra! Eccola! Eccola! La strada! La strada! La strada! Siamo usciti! Alla sinistra. Faccio la domanda proprio da buona. Il sogno nel cassetto. C'è ancora qualcosa che vorresti? Il sogno nel cassetto. Una soddisfazione. Se fossi stata una candidata a Miss Italia, la domanda hai un sogno nel cassetto sarebbe stata anche opportuna. Diciamo che non ho sogno nel cassetto. Nel cassetto ho una pistola ad acqua, nella quale ho messo la grappa. Attenzione perché. Però anche la grappa si spara la notte, non di giorno, perché si spara di giorno e ti arrestano, ti spara di notte. E diciamo che. Se nel cassetto ci sono. Qua dritto. Se nel cassetto ci sono le cose nascoste che la gente non sa e non si aspetta, è che una delle due cose è che sto scrivendo un film, una storia nera, perché io sono un grande. Sono un grande amante del noir. Vedi che c'era qualcosa che qualcosa che consigliano. Piace molto il noir. Era una notte. E con degli amici che sono Francoforte, Donato Pisani e altri amici. Stiamo scrivendo questa cosa che vogliamo diventi un film, una storia nera. Non dico di più per scaramanzia. Ma con la pellicola colore o con la pellicola leggermente fatta apposta? No? Ci sarà una color correction. Io non so niente, però vedi come intui. Sì, hai intuito che il racconto di questo film sarà particolare nella scelta della luce. E l'altra cosa che non sai è che io dipingo qua, vai pure dove vuoi. Facci qua. Vedi lì? Ah, vedi, ma ragazzi, io dipingo, ho iniziato quest'anno, ho sempre dipinto. Quest'anno è diventato quasi un lavoro, sto esponendo già in diversi atelier e mi sono specializzato, non è che mi sono specializzato. Questo mi mancava. Io mi trovo a dipingere perché mi piace battaglie. Un tratto abbastanza netto, come un po' il mio carattere. Con pennellata tipo pam 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 pam, pure finita bene, tipo le battaglie di Napoleone in quadri con la cavallo, con la bandiera. Diciamo oppure, che tan, è un tan, figurativo. Ma allo stesso tempo con un linguaggio pittorico moderno. Vabbè, uso molto gli acrilici. Per questo caso, anche se il quadro magari potrebbe non essere tanto, però è qui da Roli, la gente dirà complimenti, bravo. Sai quelli che apprezzo veramente invece quelli pur di fare ruffiani. Però bravo, complimenti, si vede con chio da Roli. Già me lo vedo la mostra. Non lo so come possano andare adesso. Però è da un po' che li ho buttati. Parti già vincente, fidati, dai la gente, complimenti. Non so, sono curioso, sono curioso di vedere perché. Ci sono due particolarità nel mio tratto, che uso l'acrilico, uso il figurativo e ho fatto delle cornici particolari che mi rendono sicuramente riconoscibile. Allora, grazie intanto che c'è, grazie per aver accettato l'invito. E qua è anche, lo posso dire, l'umiltà, lo dico, spezzo la lancia in favore di tutti quelli che ci provano, perché sei venuto in un programma, diciamo, seminuovo, la seconda edizione quest'anno in auto, come se fossi un emergente che non sei. Sei venuto lo stesso, vengo. Questo fa capire la grandezza, quando uno più sale più umile. Invece magari chiami qualcun altro, non mi è mai successo per fortuna, no, non lo so, devo vedere quanto mi dà. Ragazzi, questo perché
fomenti l'arte, fomenti l'arte. Lui sa già benissimo che dopo questa puntata gli farò fare 50 serate. No. Diciamo che, c'è, che tutti siamo i meridionali di qualcuno e tutti siamo i seminuovi di qualcun altro, per cui però, tutti siamo stati seminuovi e allora viva i seminuovi. Però, però la cosa bella che sto sentendo, perché i comici sembrano che scherzi ridono, però sono molto più attenti, puntigliosi di altre categorie artistiche, vedono bene cosa fanno e dove vanno, magari più di attori musicisti che hanno l'immagine magari un po' più frivola. Invece il comico è sempre la parodia del, del famoso, al tempo c'era il giullare, poi il pagliaccio. Ragazzi, è la parte più difficile del, per me dell'arte. Perché sì, non è un mestiere facile, però non è neanche difficilissimo. È perché ai tempi il giullare si era tutta schiattavi, eh? C'è poco da ridere. Però ti posso fare l'elenco di 15 mestieri, almeno 15 mestieri più difficili, più pesanti, ecco, per fare il comico. Ah, ecco. Non voglio... Uno è quello che mette la mano nella mucca per fecondare. Mettiamo quello. Bello, sei bravo. Beh, ragazzi, allora, ho scelto adesso, non guardiamo, un cantautore italiano che io adoro. Vediamo se, ma di fortuna che piace a lui, una canzone degli anni 80. È molto, vediamo che è molto così. Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata di Mi Piace il Show. Grazie Stefano, ormai con la canzone. C'è un intro un po' lungo, vediamo se la indovini Stefano, per me ti piace. Ah. Sincero? Lo sapevo! Aspetta che qua c'è un Anselmo che non va. Non puoi più pretendere di avere tutti quanti attorno a te. E invece io ce li ho, i comici per voi. Non puoi più trattare i tuoi amanti come fossero bignè. Vuoi solo le cose che non hai. Parli delle cose che non sai. Cerchi di giocare ma non puoi. Pensi solamente ai fatti tuoi. Chi sei? Contessa, tu non sei più la stessa. Qua era il Massimo Ruggeri qua, eh. Vuoi che io rimanga nel tuo letto per poi sbattermi su e giù. Non ti lamentare se domani non ti cercheremo più. Ora è soltanto averti qui. Sei accattivante già così. Ti difendi con il diritti. La foto! Fai pesare troppo con i tuoi sì. Ciao ragazzi, alla prossima! Grazie Stefano! Ciao ragazzi! Stefano, però stare in macchina con te, queste cose, mi sento, io ho sempre avuto il sogno che recitare in America, poi ma anche, però io so che, non lo so, sento lo so, sai, succede a tanta gente, che quando sei in macchina con uno bravo, ti senti un po' bravo anche tu, di la verità, e adesso ti senti un pochettino attore. Eh sì, quindi potrei, non è che magari... Vediamo un po', senti, dai, facciamo questa prova. Storia. Allora, Stefano, che sei su una panchina, siamo a Londra, stai aspettando un microchip, fammi il viso dell'attesa, nel tuo sguardo ci deve essere attesa, mistero, paura del pericolo, ma allo stesso tempo sprezzo del pericolo, determinazione e consapevolezza. Come è andato? Migliorabile, ma abbastanza convincente. Passiamo al prossimo personaggio. Sei a Istanbul, sei inseguito da una setta di tagliatori di testa, sei inseguito da terroristi dell'ISIS, stai scappando sui tetti di Istanbul, ti sei fermato, sei nascosto dentro un camino, non hai una crisi d'asma, ma non devi farti sentire, perché se ti scoprono sei finito. Jack, sono qua nel camino, sì, spazza camino, sì. Benissimo, ti hanno scoperto e ti hanno ammazzato. Anch'io ho fatto un sacco di errori all'inizio della carriera. La mia forza è stata non arrendermi. L'ultima possibilità. Allora, è la mattina di Natale 2017. La mattina di Natale 2017. E sei tornato 8 anni. Che bello. Sei tornato 8 anni. E vuoi aprire i regali, sei sicuro? Bello, che sei appena regalato, ma che bello, poi l'altico biscotti, dai, portami giù, sì.
gli occhi da attore bambino. Bravo, bello, grazie. Bravo. Perché mi hai regalato una emozione forte, mi hai regalato tanta verità. Ho sentito l'attore. Wow, ho sentito l'attore. Guarda, io ti sento molto determinato, molto sicuro di te, molto talentuoso. Tu sei un attore, lasciatelo dire, sei un attore dell'altro mondo. Wow. E ho una speranza per te, che ci ritorni. Mi devi prendere il culo, eh.